Qual è il modo migliore per imparare la meditazione? <ride> e è una domanda apparentemente molto semplice che in realtà è sottile È sottile e avere la giusta attitudine verso la meditazione farà sì che tu la possa imparare veramente eh, per bene e quindi sarà sottile come domanda ma è meritoria, è merita proprio. E allora qual è, qual è il modo migliore per imparare la meditazione? Il modo migliore per imparare la meditazione è farla. L'esperienza. In meditazione, l'esperienza fa molto. Eh, è vero che all'inizio uno vuole sapere come meditare, come si fa a meditare, come si inizia. Eh, spesso ci si perde in problemi che in realtà non sono dei veri problemi, tipo come metto le gambe, qual è la posizione giusta, che sono tutte cose molto, molto secondarie all'attitudine mentale, perché la vera differenza la fa l'attitudine mentale. Però eh, se io adesso cominciassi a teorizzare, a spiegare a chi non dovesse aver già fatto un po' di meditazione, a chi avesse già fatto un po' di esperienze, tenderei a dare delle idee eh, della meditazione molto astratte, molto idealiste. Ad esempio, se dicessi meditazione non pensare creerei un danno irreversibile direi qualcosa di verosimile ma non è proprio quello che facciamo in meditazione quindi la cosa che io normalmente suggerisco eh, è di mettersi lì e meditare e osservare normalmente cosa faccio dove cosa faccio proprio mentalmente cosa fai stai fermo seduto potenzialmente cerchi di muoverti il meno possibile ma anche lì non è fondamentale si può meditare anche in movimento l'importante è porre attenzione a quello che succede dentro di te visto che tendenzialmente la mente vaga per fermare la mente che se no vagherebbe allora la oriento verso il respiro quindi l'unica vera indicazione che darei soprattutto a un principiante è di orientare la, la tua attenzione verso il movimento che fa il respiro dentro il tuo corpo. Quindi osservi il movimento del respiro, osservi l'aria che entra, l'aria che esce, molto semplicemente. Dopo un po' che hai fatto questa esperienza, eh, ed è per questo che io eh, suggerisco anche nel sito gratuito come meditare di iniziare subito a scaricare la meditazione, Guidata gratuita, dopo un po' che hai fatto esperienza, allora approfondire un po' più certi temi, capire meglio come funziona. Può essere utile, ma basandoti su un'esperienza che hai già fatto. Questo può essere molto importante. Questa cosa non la faccio solo nel sito gratuito. Tutti i miei corsi, tutto ho due o tre corsi online. Ebbene, il mio invito è di. Mh, Dopo una breve introduzione, dopo appunto aver tranquillizzato rispetto all'esempio della posizione, insomma, dopo aver, come dire, smussato quei dubbi iniziali che uno potrebbe avere, invito subito, subito, quanto più velocemente possibile a praticare, a mettersi giù e a praticare, anche magari dopo aver dato quel piccolo incentivo motivazionale, perché effettivamente la meditazione fa tanto bene. Però qual è il modo migliore? È Vinti i primi dubbi, mettersi il più possibile a meditare e poi dopo ragionarci sopra. Dopo capire bene che cosa eh, succede, che cosa non succede, ma in base a un'esperienza che tu hai già fatto. Qual è il rischio se no? Se io comincio a teorizzare molto prima ancora di mettermi lì a meditare, che quando poi mi metto a meditare, comincio a pensare a. Ma Claudio aveva detto questo, quel libro mi aveva detto quell'altro, la tecnica. Ma sto facendo bene, ma sto facendo male, insomma, rimani, uno rimane molto nel mentale, rimane molto nel mondo dei pensieri, e di fatto non medita più, non sta più vivendosi il qui e ora, che è quello che invece in meditazione tendiamo a fare. Quindi, tornando alla, proprio alle basi, all'essenza all della domanda, ecco perché io suggerisco. Per chi vuole sapere come meditare, eh, come era la domanda originale, qual è il modo migliore per imparare la meditazione? Il modo migliore per imparare la meditazione è farla, praticarla, poi magari capire meglio, approfondire certi temi, ma anche lì è, è utile poi non ascoltare troppe voci. O almeno troppi metodi diversi perché alcuni potrebbero risultare contraddittori allora se non c'è va bene anche sperimentare basta che tu hai una eh, strada maestra ora mi spiego meglio in meditazione va bene tutto se tu hai un maestro di riferimento principale quello è buono poi magari dopo un po' potresti anche decidere di cambiarlo non c'è niente di male in fare, nel fare questo ma non averne uno e averne troppi contemporaneamente ti può confondere. Se invece ce n'hai uno principale, nulla ti impedisce di sperimentare anche altre persone, altre, ehm, altre soluzioni, però hai un punto di riferimento unico, principale, a cui tornare per fare delle domande, per, ehm, per, perché se ci sono messaggi contraddittori, Almeno dici ok, nella confusione faccio quello che mi dice lui perché mi fido e soprattutto perché in questo modo costruisci qualcosa. Altrimenti se, se ascolti una voce e poi ne ascolti un'altra, contraddittoria, poi dopo un po' ti perdi. Questo è un ambito, quello della mente, apparentemente pieno di contraddizioni. Quindi può succedere può succedere che anche lo stesso insegnante ti dica delle cose apparentemente contraddittorie. E certe volte, da un punto di vista proprio del linguaggio del semantico, eh, possono apparire contraddittori, ma è qui che torniamo all'essenza della risposta che ti stavo dando. Quando io faccio esperienza, è molto diverso che teorizzare. Un esempio che io faccio eh, classicamente è che se tu non hai mai gustato un limone e chiedi a qualcuno che ne ha fatto esperienza com'è il limone, beh, ti puoi trovare una risposta del tipo, beh, il limone e molto aspro, e qualcuno che ti dice, beh, il limone è dolce. Apparentemente le due cose con, sono contraddittorie, ma se tu hai fatto esperienza del limone, sai quanto è vero l'uno e quanto è vero l'altro. E vedi che tutta questa contraddizione, in realtà, da un punto di vista pratico, da un punto di vista della pratica quotidiana, non c'è. Allora, sì, certo, certe volte ti dicono delle cose proprio tecniche diverse, e anche lì è utile quindi avere un maestro però ripeto praticare è senz'altro meglio di qualsiasi maestro di qualsiasi dottrina di qualsiasi cosa poi dopo avere una mappa capire cosa fare cosa non fare è utile perché altrimenti ti perdi facilmente anche avere un gruppo di meditazione un maestro qualcuno a cui fare riferimento può essere di aiuto ma sono tutti puntelli a quello che, secondo me, è l'aspetto principale che è quello di mettersi lì semplicemente e osservare cosa succede dentro di te. In fondo, non è un caso che da millenni si dice conosci te stesso, e la pratica meditativa è senz'altro la modalità migliore per conoscere te stesso. Quindi il modo migliore per apprenderlo, purtroppo, è decisamente farlo. Se ti è piaciuto il video, lascia un bel like. Scrivi anche un tuo commento perché è utile sentire la tua, è arricchente per me e per gli altri. Iscriviti al canale se non l'hai già fatto. E se non hai ancora scaricato la meditazione gratuita, la trovi qua. Che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici.